Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Salvo. E io sono Giorgia. E come vedete mattina presto Giorgia c'ha lo zaino perché stiamo andando alla fermata del pulmino, perché tra un po' va a scuola. Oggi faremo un video dove vi faremo vedere cosa combina Giorgia durante la giornata. Ovviamente la prima mattinata la perdete perché dentro la scuola non si può registrare, giusto Giorgia? Sì, è vero. Vai, ora andiamo a aspettare il pulmino perché sennò lo perdiamo. Ragazzi, domanda: ma voi per andare a scuola andate con il pulmino oppure con la macchina? Scrivetelo nei commenti. Ah ragazzi, dimenticavo, prima di continuare a vedere il video ovviamente lasciateci tanti like. Dammi un bacino Giorgia. Mua. Buona scuola. Anche a te. Ah, ma io non vado a scuola, eh. Oh ragazzi, sapete qual è il momento della giornata che mi piace di più? Quando Giorgia è a scuola, cioè la mattina. Perché? Perché non sento i suoi capricci, non si fa male, non mi fa gli scherzi. E quindi io, sai che vi dico, ora mi godo un po' di pace e mi vado a guardare anche un po' di televisione. Allora bambini, la somma degli addendi si può anche invertire e rimane il solito risultato, ovvero A più B avrà lo stesso risultato di B più A. Bene, passiamo all'interrogazione. Vediamo. Giorgia, quanto fa 8 più 4? Fa 14, maestra. No, sbagliato. Un'altra domanda. Quanto fa 8 più 5? Fa 11, maestra? No, Giorgia, ma hai studiato ieri sera? Sì, maestra, che ho studiato. A me sembra proprio di no, per questo ti do un insufficiente. Uffa, ragazzi, guardate, mi ha dato un'insufficienza la maestra. Uffa. Sì, Giorgia? Posso andare in bagno? Fai veloce, va bene. Ok. Ecco, avete visto ragazzi? Io ieri ho studiato, ma oggi non mi ricordavo proprio niente. E la maestra mi ha messo un'insufficienza. Vediamo se c'è il babbo in casa. Suona il campanello, così il babbo crederà che è al postino e nel mentre io vado su ed entro in casa. Hanno suonato? Ma chi è? Non aspettavo nessuno io. Ma non c'è nessuno, si saranno sbagliati. Dove mi nascondo? Dove mi nascondo? Su in camera mia, perché in camera mia non ci va mai il babbo. Ma che carina, ma che carina. Però ora già è l'ora di dormire, perché a parte che ha dormito per 3 giorni interi, vabbè, dorme ancora, cucciola. Adesso però ragazzi mi è venuta fame, perché a quest'ora a scuola c'era la ricreazione e mangiavo. Adesso provo a scendere giù, prendere qualcosa da mangiare, però senza farmi scoprire.
Eppure mi sembrava di averne lasciato mezzo. Vabbè. Babbo è andato in bagno perché mi stavo annoiando a vedere quel bruttissimo film. Ora metto un bel cartone. Ah, ecco, questo mi piace. Oh. Ora sto meglio. Cartone animato? Ma non stavo guardando un altro film. Vabbè. Ora facciamo la capriola. Wow, perfetta! Ora facciamo la doppia capriola. Uno, due, tre. Speriamo che il babbo non mi ha sentito. Dove mi nascondo? Qua sotto. Metto questo davanti, almeno. Almeno non mi vede. C'è qualcuno? Ragazzi, l'avete sentito? Un rumore che veniva dal piano superiore. Ma chi è? C'è qualcuno su? C'è un ladro forse, ragazzi, in casa nostra. Guardate che sono armato. C'è qualcuno? Ho preso un'arma. C'è qualcuno su? Guardate che se c'è qualcuno, sono armato. C'è qualcuno? Lucio? Sei tu? Dove sei? Oh, Lucio, ma c'eri te a fare questi rumori? Mi hai fatto venire uno spavento. Ma che ci facevi nella camera di Giorgio, Lucio? Oh, mamma mia! Per un momento, ragazzi, mi sembrava che ci fosse un ladro a casa. Per fortuna era solo Lucio. Ragazzi, comunque, oggi in casa stanno succedendo tante cose strane. Se siete d'accordo con me, lasciateci tanti like. Oh, ora si fa un po' di lavoro a computer. Ma chi ha il telefono? La maestra di Giorgia? Pronto? Sì, sono il papà di Giorgia, mi dica. Giorgia è scappata di scuola? Perché? Ha preso un brutto voto? Ma eppure ieri sera ha studiato fino alle 11 di sera. Ma avete controllato in bagno, non so, dietro le porte? Non c'è, è proprio scappata. Ok, grazie per avermelo comunicato. Appena la ritroviamo, sarete avvertiti. Ok, grazie maestra. Ma l'avete sentito? Giorgia è scappata di scuola perché ha preso un brutto voto. Ma io non capisco, ogni volta sempre la stessa storia. Ma ora, ma dove la vado a cercare? Ragazzi, mi devo nascondere subito perché se il babbo mi trova sono nei guai. Ce la fai a camminare? No. Vai, saltella così, andiamo in bagno. Fammi vedere, Giorgia. Guarda qua, Giorgia, guarda qua. Ti sei tagliata lo scalino. Aspetta, guarda, ci metto un po' di questo. Ma io capisco. Ma non capisco. Fa male? Aia! Aia, ci credo, Giorgia. Guarda qua che ferita che c'hai. Tu hai macchiato tutti i jeans di sangue. Giorgia.
Ma non capisco. Ma tu lo sai che dovevi essere a scuola? Ma lo sai? Ma che ci fai in casa? Ma che ti passa per la testa? Ok. Lo so che ti fa male. Ora prendiamo un po' di cotone, un po' di acqua ossigenata e cerchiamo di tamponare, va bene? Aspetta qui. Che ti fa male? Guarda che taglio che c'hai, Giorgia. Guarda qua. Ah, brucia! Ci credo, Giorgia, dai. Brucia! Mi dispiace, Giorgia, se tu stavi a scuola questo non succedeva. Mettici la mano sopra che prendi un cerotto. Fai così, ce la fai? Vai. Ok. Fatto così. Oh, perfetto, Giorgia. Ora ti passa. Per fortuna ragazzi non c'è da dare nessun punto perché è una piccola ferita, ok? Magari apparirà dopo qualche livido, ma non c'è bisogno di andare all'ospedale. Ora però si va in camera, Giorgia, e mi spieghi perché sei scappata di scuola. Andiamo, ce la fai? Io papà, mi sono io. Giorgia, ti sta bene, perché non dovevi scappare dalla scuola. Anzi, mi spieghi perché l'hai fatto? Babbo, l'ho fatto perché io ieri sera avevo studiato tantissimo e oggi non mi ricordavo proprio niente. E la maestra, lo sai che mi ha dato? Mi ha dato un'insufficienza. Uffa. E quindi sono scappata da scuola. Giorgia, ma queste cose non si fanno. Ma tu immagini che tutti i bambini che non studiano scappano dalla scuola, la classe rimane quasi senza alunni. Non si fanno queste cose. Ragazzi, mi raccomando, non fate quello che ha fatto Giorgia, perché è una cosa pericolosissima e poi fate preoccupare i vostri genitori. Quindi Giorgia, io direi di concludere il video, perché bisogna dare la bella notizia anche alla mamma, che ancora la mamma Cinzia non sa niente. Vuoi dire qualcosa a loro prima? Babbo, ragazzi, non scappate mai da scuola perché poi i vostri genitori si possono preoccupare. Possiamo concludere questo video qui, ragazzi. Se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow! E tu ora rimani in punizione in camera, che devo chiamare la mamma. No, in punizione in camera.